Ciao ragazzi, oggi video super, vi facciamo vedere come preparare un preparato per cioccolata calda. È un mix semplicissimo da fare, super comodo da avere sempre in casa. Vi faccio subito vedere come si fa. Prendiamo una bella ciotola e andiamo a mettere dentro la farina. Noi utilizziamo quella integrale che va benissimo. Aggiungiamo lo zucchero di canna e il cacao amaro in polvere. Li vedete di due colori perché uno è quello crudo e uno è il cacao normale. E aggiungiamo infine anche la cannella in polvere. Misceliamo bene tutto quanto in modo da avere un composto bello omogeneo. In questo modo, mescolando con la frusta, andiamo a fare anche una sorta di setacciamento della farina e così saremo sicuri che quando andremo ad utilizzare il nostro mix non avremo grumetti. Prendiamo un bel barattolo, meglio se ne scegliete uno con una chiusura ermetica, e lo andiamo a riempire. Il nostro mix quindi è pronto per preparare la cioccolata calda e ci servono per una tazza 4 cucchiai, mi raccomando non troppo colmi, 3 e 4. Adesso andremo ad aggiungere il latte, come sempre un po' alla volta, e potete scegliere il latte che vi piace di più, latte vaccino, latte di soia, mandorle, quello che più preferite. Una volta mescolato bene il composto con un goccino di latte e tolto tutti quanti i grumetti, andiamo a versarlo tutto quanto. Trovate comunque tutte quante le dosi nella descrizione. E possiamo mettere sul fuoco a fiamma bassa fino a che la nostra cioccolata calda non si sarà addensata. Dopo 5 minuti circa la nostra cioccolata calda si sarà addensata e appena vedrete che inizierà a bollire possiamo togliere dal fuoco. E la nostra cioccolata calda preparata con il mix è pronta, è venuta benissimo, è davvero una miscela fantastica, precisissima e molto semplice da realizzare. Il nostro mix è pronto, come avete visto la cioccolata calda viene davvero perfetta, quindi nella descrizione trovate tutte quante le informazioni, le dosi, i grammi, tutto quanto scritto bene e preciso. Però ricapitolando, vi servono 4 cucchiai di preparato per una tazza di cioccolata calda, quindi per 250 grammi di latte. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, penso che sia una bellissima idea perché porta via pochissimo tempo, davvero un minuto, giusto il tempo di pesare bene tutta quanta la dose dei vari ingredienti e avrete per tantissimi giorni il vostro mix per cioccolata calda pronto. E dopo sarà uno scherzo mettere qualche cucchiaio di preparato in un pentolino e aggiungere il latte, quindi è davvero tanto comodo. E appunto spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!